Eccoci finalmente. L'ultimo livello di piccantezza. L'ultimo livello che la Bulldog ha da offrirci. Il terzo livello. Hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata che non vedevo l'ora di assaggiare e che qualcuno nei commenti mi ha detto: guarda che esiste il terzo livello, finalmente sono riuscito a trovarlo. Ma non solo quello, la Bulldog dà sempre delle sorprese. Oltre al terzo livello ho anche acquistato jalapeño e lime, molto buono secondo me, che tra l'altro ha lo stesso gusto che hanno anche le Takis, ma questo non lasciamo da parte per i fatti miei. Quello che oggi affronteremo è il terzo livello che la Bulldog ha creato. Ad oggi il più piccante che hanno fatto. Tanto sono sicuro che dopo questo video creeranno il 4 per. Però onestamente sono molto curioso. Il 2 era abbastanza forte. Il primo non era male, anche a livello di sapore. E a proposito a livello di sapore, questa volta ci riproviamo. Riproviamo a farlo con l'uovo. E rieccoci finalmente qui, con il Bulldog 3 per. E questa volta ho messo sia i funghi, sia il limone e l'uovo non si è spaccato questa volta. Sono molto soddisfatto. Quindi direi di non perderci oltre e assaggiare il livello più piccante che la Bulldog ha da offrire fino ad ora. Itadaki mammata. Allora, è una bella bombetta. Lo ammetto, questo picchia più forte degli altri. Non a livello da farmi piangere, per fortuna. E non a livello della patatina piccante che... ah, muori. Però, porca miseria, se mi è uscito veramente bene. I funghi, la salsa, il limone. Eccolo qua il funghetto. Madonna mia, quanto è buono, ha assorbito tutta la salsa piccante, ha assorbito il limone, quella punta d'acido data proprio dal limone ci sta da Dio, è esattamente come l'abanero e il lime, ma questo l'ho fatto io. E come al solito, funghi, uovo e limone non cambiano il sapore finale del piccante. E ti direi, assaggiamo anche l'ovetto a questo punto. Ecco qua. Guarda la perfezione che si è spaccata a metà e dentro è ancora liquido. Va che spettacolo. Sto migliorando in cucina, sto migliorando. E devo dire che l'uovo con questo piccante e il limone si sposa fantasticamente. Purtroppo non avevo i funghi secchi a mia disposizione, avevo solamente quelli sott'olio. Ma credetemi, cotti così, madonna mia, se stanno bene. Ovviamente i pezzi di limone fanno solo da contorno, però non si spreca nulla. Quindi, prima che veramente mi ammazzi per finire questa roba qua, porca miseria se è buona, mamma mia, stavolta mi è uscito veramente in modo fantastico, voglio dargli il voto. A livello di sapore, iniziamo sempre con quello. Madonna mia se è buono, ma qua mi ci metto in gioco io perché limone, funghi, la salsa, sta tutto in maniera perfetta, in maniera... Madonna mia, perfetta. Quindi, parere sempre personale, mi sento di dargli un 8 e mezzo, perché veramente mi è uscito. So che magari, oh, che schifo. Sapore mio personale, io gli do un 8 e mezzo. A livello di piccante,
bello, porca miseria, ti rimane in bocca, picchia veramente forte questo. Se già qualcuno muore al primo, a questo non ci si deve avvicinare. Non è 10, ma un bel 9, 9 e mezzo. 9 e mezzo se lo guadagna tutto. Che poi uno dice, ma hai dato 9 all'1, hai dato 9 al 2. Sì, perché comunque do un voto sul piccante, sono oggettivo e sono anche oggettivo sul fatto che questo è un voto che darei io, una persona normale a queste robe non ci si avvicina. Però ve lo ripeto, se li sento io questi piccanti, credetemi che lo sentite, mamma mia, veramente perfetto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Fatemi sapere se anche voi avete provato gli altri prodotti della Bulldak. Noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti!